Ci siamo, possiamo iniziare questa riunione, purtroppo convocata in via straordinaria e urgente per una questione che sappiamo tutti di allerta meteo. Io ci tengo a ringraziare tutti voi presenti, le forze dell'ordine, a iniziare dalla finanza, guardia forestale, vigili urbani, carabinieri, tutti presenti all'appello, appello emergenziale, un ringraziamento anche alla nostra squadra della protezione civile, alla misericordia. Una raccomandazione prima di ogni cosa, cerchiamo di fare un tantam di telefonate raccomandando a tutti i nostri parenti, ai nostri paesani, a quanto più possibile di stare dentro e di evitare di mettersi in situazioni di pericolo e creare situazioni, diciamo, anche di difficoltà a noi che dobbiamo essere quelli che vigiliamo e diamo tutela e prestiamo soccorso. È arrivato alle ore 17, ore 13, il messaggio di allerta, codice 2 elevato rosso, di allerta per tutta la provincia di Reggio Calabria. Abbiamo subito inteso diramare un comunicato di chiusura per le scuole di domani, per la giornata di domani, con una raccomandazione a non muoversi da casa, a uscire il meno possibile, per cercare di mettere quanto più di creare le condizioni di massima sicurezza per tutti. Quindi chiusura di tutte le scuole e degli asili comunali, con comunicazione alla direzione didattica, al dirigente dell'istituto familiari, al professore Sclaveri per quanto riguarda la scuola media, e l'ordinanza è stata naturalmente comunicata a tutti gli asili, anche se non li vedo, li abbiamo già fatto agli asili privati. Quindi questa era la prima raccomandazione e la prima fase, quella della comunicazione. Ora a noi tocca vigilare e vi ringrazio per quello che andrete a fare assieme a noi, con la speranza, e questo l'auspicio, che magari il tempo possa essere clemente. Già giungono notizie non confortanti dalla vicina Locri. Io ho proprio pomeriggio incontrato e ho avuto modo di parlare col ministro Alfano su quello che è successo l'1 e il 2 di novembre dell'anno scorso. Ho avuto modo di lamentarmi, e consentitemi questo termine, per i mancati fondi, il trasferimento di fondi per poter ripristinare i danni alle strutture che abbiamo avuto e che non abbiamo riparato. Abbiamo avuto solo pochi giorni fa il decreto di assegnazione delle somme spese con procedure d'urgenza e somma urgenza per il ripristino emergenziale, sono vicino ai 90.000 euro che ancora non metteremo in variazione di bilancio in assestamento il 29 martedì, per poi pagare le ditte che hanno collaborato con noi prestando i primi soccorsi e ripristinando, diciamo, un minimo di condizioni di agibilità. Tante cose non sono state fatte, inutile che ci nascondiamo, con le nostre forze non riusciamo, non siamo preparati a danni, a eventi di una certa natura. Speriamo, io ho detto l'anno scorso, lo ripeto, siamo stati uno dei comuni più fortunati nella Ionica. Abbiamo un po' visto quello che è successo a Bruzzano o a Parizzi e da quelle parti, abbiamo visto in televisione quello che è successo purtroppo al nord. L'unica cosa è sperare, pregare, anche se qualcuno dice non basta la preghiera, io ritengo che anche questa sia importante, e sperare, mai invece di sperare, e dobbiamo fare di necessità virtù. Il nostro territorio è un territorio per conformazione molto, 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 preposto a sopportare eventi di una certa natura. Negli ultimi anni non ci sono state, anche se quello dell'anno scorso ci ha messo alla prova, ma non ci ha messo in ginocchio. Speriamo che quest'anno questa allerta sia soltanto un'allerta
diciamo, dovuta per legge e che le previsioni stavolta siano sbagliate e solo un falso allarme. La speranza è questa. Io vi ringrazio per quello che fate e noi saremo qua diciamo tutta la notte, se le condizioni sono queste, i messaggi. E ci alterneremo magari con qualcuno, sicuramente io rimarrò. Quello che vi raccomando è di essere vigili, di non creare situazioni di pericolo. Se c'è qualcosa che non va, allontaniamoci, se ci sono torrenti in piena non stiamo vicini, ecco, segnaliamo, ma allontaniamoci, non facciamo gli eroi se non serve, se c'è qualche situazione e cerchiamo di fare squadra come sappiamo fare, come abbiamo fatto in passato, e quindi per far sì che non si crea nessuna situazione di pericolo. Questo è quello che vi dovevo dire in questo momento e vi ringrazio ancora per la tempestività con cui avete risposto presente a questa nostra chiamata. Non mi sembra che c'è altro da comunicare. No, in questa fase, scusi, il sindaco innanzitutto ha detto tutto, però siamo in una fase di pianificazione dell'emergenza. Noi la cosa che ci teniamo per affrontare la nottata sono le fiumare, i torrenti, vigilarli quanto più possibile, e le segnalazioni che riscontrate sul territorio di farle pervenire tempestivamente, e laddove vedete qualche sottopasso allagato, in maniera preventiva, se vi è possibile, anche con del nastro, di segnalare il pericolo. Noi il sindaco, come centro operativo che abbiamo aperto e che abbiamo notificato alle parti, naturalmente rimane H24, ci sarà qualcuno all'interno, dove anche i ragazzi che saranno qui in sede molto probabilmente, se ne avranno bisogno, vigileranno le segnalazioni, perché intervenire in una fase emergenziale è giusto che la faccia in maniera istituzionale scusate perché mi chiamano un attimo da casa, che c'è un'emergenza anche lì, a livello istituzionale vi stavo dicendo che i ragazzi volontari a volte possono anche, presi dalla voglia di fare, dall'intervento, creare un danno anche a se stessi. Il numero di telefono della sala operativa è lo 0965 783778, che noi ringraziamo anche l'informazione che è presente oggi ed è attivo anche per i cittadini, quindi qualsiasi cosa può essere collocata e segnalata qui al centro operativo comunale. Se avete domande, io volevo aggiungere che i nostri punti critici sono sempre gli stessi, grosso modo, i torrenti, la fiumara Tuccio, la fiumara Tabacco e il sottopasso di Rumbolo e il lungomare. Quello che ci tengo a raccomandare in maniera categorica di non assumere iniziative personali che possono creare alcun pericolo per se stessi e per gli altri, di nel caso in cui si è vicino a un torrente, vicino a una fiumara, raggiungere, allontanarsi il più possibile, e se ci si trova per strada, dopo una strada dove inizia magari a scendere del fango e dell'acqua, e in maniera assoluta, ove possibile, di rimanere chiusi in casa guardando la televisione e evitando di uscire. Per qualsiasi emergenza, per qualsiasi comunicazione ci sono i soliti numeri, il numero del centro operativo comunale, lo ripetiamo, prego, se lo mettiamo bene evidente magari anche nella televisione, che ringrazio, ti ho chiamato personalmente, è sempre presente con noi. Studio 95, c'è l'amico Dario Pippo Pellicone, il numero è 0965 78 37 78, ma c'è il numero della caserma dei Carabinieri 78 13 78, 112 113, qualsiasi numero. Quello che ci tengo a dire è che in questo momento a merito, fortunatamente non c'è motivo di allarmismo. Chiaramente, se questo ci dovesse essere, ci auguriamo di no, nel corso della nottata o nelle prime ore notturne saremo noi stessi a dare ulteriori notizie per qualsiasi cosa dovesse succedere. Speriamo che da qua a breve ci possa essere un netto miglioramento e non un peggioramento come purtroppo è previsto.
se non lo so, se avete qualche comunicazione, siccome, comandante, siccome funzione sul controllo del territorio, potete tranquillamente mettervi d'accordo con le altre forze presenti, col corpo forestale, con i carabinieri e con la polizia locale, per dividere, non so, il territorio a contrade, come meglio ritenete. L'importante è che abbiamo la situazione sotto, perdonatemi, mi chiamano per, dalla sì, regione, per, allora, per l'esperienza, per l'esperienza che abbiamo purtroppo acquisita nel campo l'anno scorso, la frazione più critica, anche se ci sono stati danni e pentidattilo, là abbiamo purtroppo delle situazioni di viabilità precaria, e l'altro punto critico secondo me è che dobbiamo monitorare se scende la Fiumaratuccio, e la zona subito dopo il ponte di Brunella a ridosso nel rettilineo prima della prima curva dell'Acco, da dove è stato ampliato dalla provincia, là ci potrebbe essere, se scende la Fiumaratuccio, una grande criticità per il collegamento con gli altri comuni. Naturalmente dovremmo monitorare pure il torrente, che il torrente Arcina, quello che è a confine tra Merito e San Lorenzo, e tutti il sottopasso Rumbolo, la zona del camping, la Zagara, dove abbiamo quello del camping Stella Marina. Se avvisiamo la Stella Marina di non fare uscire, di dare una comunicazione ai migranti che stiamo ospitando, abbiamo i migranti noi alla Stella Marina, se gli facciamo una raccomandazione per stasera di non farli uscire, di invitarli a stare dentro, perché l'accordo è che la comunicazione è che dopo le 22, dalle 22 in poi, non dovrebbero uscire fino alle 6 di mattina. Io purtroppo uso il condizionale perché non è semplice rapportarsi con i migranti che già di per sé hanno difficoltà a capire la nostra lingua, quindi figuriamoci a percepire quella che è la situazione di pericolo. Sono anche vicino al mare, quindi se magari facciamo la prima cavatina al camping Stella Marina per fare una raccomandazione particolare, chiamiamo ora magari il responsabile. Ho pensato già io. Sì, gli faccio. Queste sono le raccomandazioni che vi faccio, e la a mo' di preghiera, e certo del supporto e dell'aiuto che ci state dando e che ci darete e che mi darete in questa allerta.